Shri Guru Vandana. I piedi di loto del nostro maestro spirituale sono la dimora del puro servizio devozionale. Io mi inchino a quei piedi di loto con grande cura e attenzione, mia cara mente. È per la grazia del maestro spirituale che noi possiamo superare questa esistenza materiale e ottenere la misericordia di Krishna. Fa che insegnamenti provenienti dalla bocca di loto del maestro spirituale diventino tutt'uno col tuo cuore e non desiderare altro. L'attaccamento ai piedi di loto del maestro spirituale è il modo migliore per avanzare spiritualmente. Per la sua misericordia tutti i desideri di perfezione spirituali sono soddisfatti. Colui che mi ha dato il dono della visione trascendentale è il mio Signore, vita dopo vita. Per la sua misericordia la conoscenza divina si rivela nel cuore, da lui si ottiene la prema bhakti e da lui l'ignoranza è distrutta. Le scritture vediche cantano le sue glorie. O maestro spirituale, oceano di misericordia e amico delle anime cadute, tu sei il Signore e la vita stessa di tutti in questo mondo. O maestro, sii misericordioso e ponici all'ombra dei tuoi piedi di loto. Possano le tue glorie diffondersi nei tre mondi. Noi cerchiamo rifugio ai tuoi piedi di loto, Srila Prabhupada, liberatore delle anime cadute. Srila Prabhupada Patita Pavana Ki. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Vandamue Savadana Mate. Vandamue Savadana Mate. Jara prashade bai e bavatori ajai. Krishna prapte ajai oche. Krishna prapti aja oite. Guru muka padma vakya chitete koriya kya. Arana karya mane asha. Arana karya mane asha. Shri Guru Charane Rati Reise
kamangati. Prashade pure sarva asha. Prashade pure sarva asha. Chakudana diloye. Janme janme prabhu seya chakudana diloye janme janme prabhu seya divya gyanari de prokashita divya gyanari de prokashita Prema Bhakti Jaya Ote Avidya Vinasa Jate Prema Bhakti Jaya Ote Avidya Vinasa Jate Vede Gai Dara Kareta Vede Gai Dara Kareta Guru Karuna Sindhu Adama Janarabando Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janarabando Lokanath Lokera Jivana Lokanath Lokera Jivana Prabhu kara daya de amare pada chaya Prabhu kara daya de amare pada chaya Ebe jasa gusu kribu vana Srila Prabhupada patita pavana Srila Prabhupada patita pavana Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Jaya, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Jaya, Jaya, Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ke Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve
Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astacha Deshatarine Maya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasad Gura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasad Gura Bhaktavinda Nitai Gorango Jaya, Nitai Gorango 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 Nitai 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 Gorango Nitai 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 Gorango Jaya Sachinandana Gora Hare Jaya Sachinandana Gora Hare Govinda Hare, Gopala Hare Govinda Hare, Gopala Hare Jaya Sachinandana Gora Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Jaya Gorani Tai 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 Jaya Gorani Tai
Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radha. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radha. Jaya Radha Ramana Radha Govinda Radha. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radha. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radha. Nitai gora haribo, 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 nitai gora haribo. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Priti Manti Vasyanti Pan Vikayanti
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Vimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nitai Goranga, Jai Sachinandana Gora Hare, Jai Sachinandana Gora Hare. Govinda Hare Gopala Hare Govinda Hare Gopala Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Shri Radhe. Jaya Nithai Goranga Nithai Goranga Nithai Goranga Jaya Nithai Goranga. Jai Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Jai Shishi Radharaman ki jai, Shishi Gaura Nithai ki jai, Giri Govardhan Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.
গিরিবরধারী জয় গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা তীরবন চারী যমুনা তীরবন চারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিত্যাই গৌর হরি বোল হরি হরি বোল হরি জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ
Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribrajakacharya Ashtottara Shato Shri Shrimad Abhay Charanar Bindu Bhakti Vedanta Swami Prabhupad Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shibashadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mathura Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulasi Maharani Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Granthraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Samabeto Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Gaur All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Sri Guru and Sri Gauranga All glories to Srila Prabhupada Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschattara Shatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naranchaiva Naruttamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashta Praishu Abhadreshu Nittam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 6. This chapter is entitled as Brahma Satisfies Lord Shiva. Allora, Srimad Bhagavatam, Canto 4, Capitolo 6. Allora, questo capitolo è intitolato Il Signore Brahma soddisfa Shiva. Text 40. Allora, il verso numero 40. Sa sa tupalabhyagatam atmayonim surasureshair abhivanditangri uthaya chakre shirasabhivandanam aratamaha kasya jathaiva vishnu Satupalabhyagatamātmayonim Surasureshairabhivanditāṅkhrī
Sura Suresha Hiravivantitangri. Sura Suresha Hiravivantitangri. Sura Suresha Hiravivantitangri. Uthaya Chakre Shirasabhivandanam. Uthaya Chakre Shirasabhivandanam. Uthaya Chakre Shirasabhivandanam. Uthaya Chakre Shirasabhivandanam. Arhattama Kasya Yathaiva Vishnu. Arhattama Kasya Yathaiva Vishnu. Arhattama Kasya Yathaiva Vishnu. Arhattama Kasya Yathaiva Vishnu. Satupalabhya Gatamatma Yonim. Satupalabhya Gatamatma Yonim. Sura Sureshairabhivanditangri. Sura Sureshairabhivanditangri. Uthaya Chakre Shirasabhivandanam. Uthaya Chakre Shirasabhivandanam. Arhat Tamokasya Yathaiva Vishnu. Aratamakasya Yathaiva Vishnu. I'll try my best. Okay. Satupalabhyagatamatmayonim. Satupalabhyagatamatmayonim. Shura Sureshai Abhivantitangri. Sura Sureshair Abhivantitangri. Uthaya Chakre Shirasabhivandanam. Uthaya Chakre Shirasabhivandanam. Arhatamakasya Yataiva Vishnu. Arhatamakasya Yataiva Vishnu. Saupalabhya Gatamahatma Yonim. Sura Sureshaya Vivanditangri. Uthaya Chakre Shirasa Vivandanam. Arhatamakasya Yataiva Vishnu. Satupalabhya Gatamatma Yonim. Sura Sureshaya Vivantitangri. Uthaya Chakre Shirasai Vivandikai. Aratamakasya Yataiva Vishnu. Matajis. Satu Palabhya Gatamatma Yoni. Sura Sureshaya Vivanditangri. Uthaya Chakre Shirasa Vivandanam. Maratamakasya Yataiva Vishnu. Satupalabhya Gatamatma Yoni. Sura Sureshai Abhivantitangri. Uthaya Chakre Shirasa Vivandanam. Aratamakasya Yataiva Vishnu. Sa. Sa. Lord Shiva. Il Signore Shiva. Shiva. Tu. Tu. But. Vai. Ma. Upalabhya. Upalabhya. Seeing. Vedendo. Agatam. Agatam. Had arrived. Arrivati. Arrivati. Atma Yonim. Atma Yonim. Lord Brahma.
Il Signore Brahma. Il Signore Brahma. Sura Asura Ishai. Sura Asura Ishai. By the best of the demigods and demons. Dai migliori tra gli esseri celesti e i demoni. Dai migliori tra gli esseri celesti e i demoni. Abhivanditangri. Abhivanditangri. Whose feet are worshipped. I cui piedi sono adorati. I cui piedi sono adorati. Uttaya. Uttaya. Standing up. Alzandosi. Chakre. Chakre. Made. Fece. Shirasa. Shirasa. With his head. Con la sua testa. Abhivandanam. Abhivandanam. Respectful. Rispettosi omaggi. Arhattamaha. Arhattamaha. Vamandev. Vamanadeva. Kasya. Kasya. Of Kashyapa. Di Kashyapa. Di Kashyapa. Yatha eva. Yatha eva. Just as. Proprio come. Vishnu. 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 Translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Lord Shiva's lotus feet were worshipped by both the demigods and demons. But still, in spite of his exalted position, as soon as he saw Lord Brahma, who was there among all the other demigods, he immediately stood up and offered him respect by bowing down and touching his lotus feet. Just as Vamandev offered his respectful obeisances to Kashyapa Muni. Traduzione di Srila Prabhupada. I piedi di loto di Shiva erano adorati dagli esseri celesti e dai demoni. Tuttavia, nonostante la sua posizione elevata, non appena si accorse che Brahma era presente tra gli altri esseri celesti, Shiva immediatamente si alzò in piedi e, chinandosi per toccare i suoi piedi di loto, gli offrì il suo omaggio, proprio come Vamanadeva aveva offerto i suoi rispettosi omaggi a Kashyapa Muni. Purport by Srila Prabhupada. Jai Shri Shri Radha Radha Ramana ki jai. Jai Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Jai Shri Shri Prahlad Narasimha Dev ki jai. Purport by Srila Prabhupada. Kashyapa Muni was in the category of the living entity, but he had a transcendental son, Vamandev, who was an incarnation of Vishnu. Thus, although Lord Vishnu is the Supreme Personality of Godhead, he offered his respects to Kashyapa Muni. Similarly, when Lord Krishna was a child, he used to offer his respectful obeisances to his mother and father, Nanda and Yashoda. Also at the Battle of Kurukshetra, Lord Krishna touched the feet of Maharaj Yudhishthira because the king was his elder. It appears then that the personality of Godhead, Lord Shiva and other devotees, in spite of their being situated in exalted positions, instructed by practical example how to offer obeisances to their superiors. Lord Shiva offered his respectful obeisances to Brahma because Brahma was his father, just as Kashyapa Muni was the father of Vamandev. Spiegazione di Srila Prabhupada. Kashyapa Muni apparteneva alla categoria degli esseri individuali, ma aveva un figlio trascendentale, Vamanadev, che era una manifestazione di Vishnu. Per questa ragione Vishnu, che pure era il Signore Supremo, offriva il suo rispetto a Kashyapa Muni. Similmente, quando Sri Krishna era bambino, offriva i suoi rispettosi omaggi a sua madre e a suo padre, Yashoda e Nanda Maharaj. Anche durante la battaglia di Kurukshetra, Sri Krishna toccò i piedi di Maharaj Yudhishthira
perché il re era più anziano di lui. Emerge dunque chiaramente che il Signore Supremo, Shiva e altri devoti, nonostante la loro posizione elevata, dimostrino con il loro esempio pratico il modo di offrire gli omaggi ai superiori. Shiva offrì i suoi rispettosi omaggi a Brahma, perché Brahma era suo padre, proprio come Kasyapa Muni era il padre di Vamanadeva. Om Ajnati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Svapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Lord Shiva became very angry when he received the news that his wife Sati left her body, being insulted by her father. Il signore Shiva si adirò molto quando seppe che sua moglie Sati aveva lasciato il corpo per colpa dell'insulto di suo padre. Sati's father Daksha, although offered his daughter to Lord Shiva, but he was not very satisfied, because according to his calculation, Lord Shiva was a no good person. Daksha, suo padre, sebbene avesse offerto sua figlia in sposa al signore Shiva, non era molto soddisfatto con questo arrangiamento, perché pensava che Shiva non fosse un marito adeguato. Lord Shiva, as a pure devotee of the Lord, was completely detached and apparently did not have any... He was apparently materially not very successful person. Il signore Shiva, puro devoto del Signore, era molto distaccato e materialmente non appariva una persona di successo. And Daksha is a perfect materialist. Mentre Daksha era un materialista perfetto. He judged everything from his material calculation. Lui ogni cosa che faceva la faceva secondo i suoi calcoli materiali. He judged a person from his material success, material opulence, material position. Lui giudicava una persona dal suo successo materiale, dalla sua posizione materiale, dalla sua opulenza materiale. And as a result of that, he was, in his eyes, Lord Shiva was a total failure. Quindi dal suo punto di vista, il signore Shiva e appariva come un completo fallimento. According to his calculation, Lord Shiva didn't even have a place to stay. In accordo ai suoi calcoli, il signor Shiva non aveva nemmeno una residenza dove stare. He lived in crematorium. Viveva nei posti dove vengono bruciati i cadaveri, in crematorio. He didn't have any clothes to wear. Non aveva nemmeno dei vestiti da indossare. What to speak of ornaments? Che dire di altri ornamenti? And he didn't do anything. All the time he was just in a trance. E lui era tutto il giorno ozioso, semplicemente se ne stava in trance. So, although Daksha offered his daughter Sati, the youngest one. Generally, fathers are very fond of the youngest daughters. Sebbene Daksha
avesse offerto la sua figlia più giovane. Generalmente un padre è molto affezionato verso la figlia più giovane. So naturally Sati was very dear to him, but he could not really tolerate the mistake that he made by offering Sati to Shiva. Naturalmente Sati era molto affezionata a Daksha e Daksha non riusciva a trovare pace per aver offerto sua figlia in sposa a Shiva. And this animosity became even more intensified when in one assembly, when Daksha appeared, and because of his exalted position, everyone, all the demigods stood up to show him respect. Lord Shiva just sat there without caring for his entrance. E la sua animosità di Daksha aumentò quando in un'assemblea, entrando in un'assemblea di grandi saggi, tutti si alzarono in piedi per onorare l'arrivo di Daksha, mentre Shiva non si curò del suo arrivo, non mostrò i suoi rispetti. It is not that Shiva wanted to insult Daksha, but actually Lord Shiva at that time was so much absorbed in thinking about Krishna and his lotus feet and his pastimes that he did not have any external consciousness. Non è che il signore Shiva volesse offendere Daksha. Il fatto è che in quel momento era così assorto nella coscienza di Krishna, nei piedi di loto di Krishna e nei suoi passatempi, che non aveva percezione di quello che succedeva esteriormente. And in this way there was a deep animosity developed between Daksha. I mean, Daksha developed a deep animosity towards Lord Shiva. E in questa maniera Daksha sviluppò una profonda animosità nei confronti di Shiva. He insulted Lord Shiva, chastised Lord Shiva right there. E iniziò a insultarlo e a rimproverarlo. And then Daksha was arranging a great sacrifice and everyone was invited except Lord Shiva. E allora Daksha, per vendicarsi, organizzò un proprio sacrificio e invitò tutti eccetto il signore Shiva. In the higher arrangement, the sacrifices are a big festivity. Quindi negli arrangiamenti superiori, questi festival, questi sacrifici rappresentano dei grandi festival. And Lord Shiva's wife Sati saw that different demigods were flying in their aeroplanes, and upon inquiring, she found out that they all are going to her father's sacrifice. E in questo avvenimento Sati vide che tutte le mogli dei Deva volavano verso questo posto dove veniva organizzato questo grande festival, questo grande sacrificio, e lei venne a sapere che questo festival, questo grande sacrificio era stato organizzato da suo padre. And she felt bad that she was not, everyone was invited, but she and her husband was not invited in that sacrifice. E lei si sentì male che tutti erano stati, per il fatto che tutti fossero stati invitati, eccetto suo marito. And she told Lord Shiva, let's go to the sacrifice. Allora lei disse a suo marito, a Shiva, andiamo a questo sacrificio. Shiva said, look, we are not invited. E Shiva gli disse, guarda, noi non siamo stati invitati. She said, I don't need any invitation to go to my father's house. E lei rispose, io non ho bisogno di essere invitata per andare nella casa di mio padre. Lord Shiva said, look, it won't be nice. We just try to understand that he deliberately did not invite us. So if we go uninvited, the consequences will not be good. E il signore Shiva gli disse, noi non siamo stati invitati e se andiamo comunque a questo avvenimento, allora non sarà buona la nostra presenza, non sarà gradita. But Sati insisted, no, let me go, after all it's my father's house, why do I need an invitation? E lei comunque, Sati insisteva, gli disse, è la casa di mio padre, non ho bisogno di essere invitata per andare a casa di mio padre. Then Lord Shiva sent Sati with some of his associates to accompany her. E allora il signore Shiva mandò Sati con alcuni dei suoi associati per accompagnarla.
But when Daksha saw Sati, he became furious and he started to insult Lord Shiva. Ma quando Daksha vide sua figlia Sati, si infuriò e iniziò ad insultare il Signore Shiva. And for Sati it was an unbearable situation, because a chaste woman can never tolerate any insult of her husband. E per Sati si generò una situazione intollerabile, perché una moglie casta non può tollerare gli insulti rivolti a suo marito. Therefore Sati left her body. E per questo Sati lasciò il suo corpo. She was such a powerful personality that just on her will she could leave her body. Era una personalità così potente Sati che semplicemente per il suo volere poteva lasciare il corpo. Narad Muni went and reported to Lord Shiva that Sati left her body in this way. E Narada Muni andò da Shiva e gli raccontò di come Sati avesse lasciato il corpo. Upon hearing this, Lord Shiva became so angry that he immediately pulled out a tuft of his hair, and that hair was burning like fire, and he just struck it on the ground, and as a result of that a demon appeared who was as high, whose head actually touched the sky. E il signore Shiva a questa notizia fu molto incolorito, si arrabbiò così tanto che strappandosi un capello, questo capello era così pieno di rabbia, così infuocato dalla rabbia, che toccando il terreno manifestò una forma così potente, così grande, che con la sua testa arrivava a toccare il cielo. He had thousands of arms, and in his thousands of arms he was carrying different weapons. E questa forma che si era manifestata aveva migliaia e migliaia di braccia, e nelle sue braccia aveva innumerevoli armi. He was wearing a garland of human heads. E aveva una ghirlanda di teschi umani. His complexion was like dark night. E il colore della sua pelle era scuro come la notte buia, fonda. And with folded hands he asked Lord Shiva, "My Lord, what can I do for you?" E avvicinandosi al Signore Shiva a mani giunte gli chiese, "Mio caro Signore, cosa posso fare per te?" And Lord Shiva ordered him, "Go kill Daksha." E il Signore Shiva gli ordinò, "Vai ad uccidere Daksha." So he immediately set out for Daksha's kingdom. E così partì per il regno di Daksha, per la casa di Daksha. And Lord Shiva's followers, the ghosts and hobgoblins and demons, they all also followed him. E tutti i seguaci del signore Shiva, i fantasmi, i spettri e esseri del genere, tutti seguirono questo personaggio. And they went and attacked the assembly where the sacrifice was being performed. Those who were performing the sacrifice, like great sages, like Bhrigu, Pusha, Bhaga, they were harassed by the associates of Lord Shiva and this demon called Virabhadra. Quindi questo demone Virabhadra, con tutti i seguaci di Shiva, arrivarono sul posto e attaccarono tutte le persone presenti, come Bhrigu Muni e altri saggi che erano presenti. He tore off the beard of Bhrigu. E prese Bhrigu per la barba. Pusha, another sage, when Daksha was insulting blaspheming Lord Shiva, because he showed his teeth smiling, Virabhadra broke all his teeth. E quest'altro saggio, Pusha, siccome quando Daksha offese il signore Shiva, lui rideva mostrando i suoi denti, allora questa forma che Shiva aveva generato, aveva creato, ruppe i suoi denti. Finally he
got hold of Daksha, he also broke his teeth first. E per prima cosa, afferrando Daksha, gli ruppe i suoi denti. Then dashed him onto the ground. E poi lo scaraventò al suolo. And he tried to sever his head. E cercò di tagliargli la testa. But he couldn't. Ma non riusciva. After all, Daksha is a very exalted personality. I mean, he must have had a body very strong, so he couldn't cut his head off. E dopo tutto, Daksha è una persona, è una grande personalità, quindi aveva un corpo molto duro, resistente, e non riusciva a tagliargli la testa. Then he saw the Jupakashta. You see, there is a U-shaped wooden frame on which the animal's head is stuck, and then hooked it, locked it with a. With a rod, and so that it is secured, the head is secured, and then they chop the head off. E a quel punto Virabhadra vide questo strumento dove viene fissata la testa dell'animale che viene sacrificato, no? In maniera che questo animale non si possa muovere. So he saw that, and he got an idea. He put Daksha's head on the thing, locked his head up, and then taking a chopper, he just chopped his head off as a sacrifice to the Lord. E così Virabhadra ebbe un'idea osservando questo strumento, questa macchina che serviva a tenere ferma l'animale che doveva essere sacrificato, e fissò lì la testa di Daksha, e poi con un'ascia lo offrì in sacrificio tagliandogli la testa. And then he took Daksha's head and threw it in the fire. E poi prese la testa mozza di Daksha e la lanciò nel fuoco. As an offering to the sacrifice. Come offerta al sacrificio. So in this way Daksha's yagya was spoiled. Così il sacrificio di Daksha fu rovinato. And they kept on plundering. They burned the whole place and causing a lot of distress to the demigods who were attending the sacrifice. E così i seguaci di Shiva e Virabhadra crearono e bruciarono tutto e perseguitavano tutti i deva, tutte le persone presenti al sacrificio di Daksha. And being afraid of Virabhadra and all the associates of Lord Shiva, the demigods ran for their life and they went to Lord Brahma. E i deva, spaventati per la loro vita, inseguiti e perseguitati dai seguaci di Daksha e da Virabhadra, andarono da Brahma a chiedere aiuto. And so they went and reported to Lord Brahma. Quindi arrivarono nella dimora del signore Brahma. Brahma and Vishnu knew already what was going to happen in that sacrifice. Brahma, therefore they did not go to the sacrifice. Brahma e Vishnu sapevano già di questo sacrificio e cosa sarebbe successo in questo sacrificio, e per questo che decisero di non andarci. So when they reported to Lord Brahma what actually happened, Brahma told them that look, you made a big mistake, right? Daksha made a big mistake, and you are also a party to that. In that insult, offense to Lord Shiva. E quando Vittorio è reso conto al signore Brahma, il signore Brahma disse che era stato commesso un grave errore in questo sacrificio nel non invitare Shiva, e che anche loro erano parte di questa offesa. And then Brahma said, okay, let us go and pacify Lord Shiva. E allora Brahma disse loro, andiamo tutti insieme e cerchiamo di rapacificare il signore Shiva. So along with the demigods, Lord Brahma went to Lord Shiva's abode. Così, Mount Kailash. Insieme agli altri deva, il signore Brahma andò nella residenza del signore Shiva sul monte Kailash. When the demigods came to the abode of Lord Shiva, they saw the opulence of Lord Shiva. Mount Kailash was actually as opulent as Vaikuntha. E quando arrivarono in questo monte Kailash, si accorsero
e delle opulenze del Signore Shiva, e videro effettivamente che Kailash era opulenta quanto è Vaikunta. There was a forest which was filled with fragrant flowers, therefore the forest is known as Saugandhika. C'erano delle foreste piene di fiori e quindi queste foreste si chiamavano Sugandhika. Sugandha means fragrance and Saugandhika forest, it's a beautiful forest with such fragrant flowers that it was always smelling so beautiful. Queste foreste erano piene di questi fiori molto profumati e quindi c'era sempre un aroma eccessivo, un aroma molto, molto profumato. To add that flavor, there was a beautiful lake, which was filled with lotus flowers, and the fragrance of the lotus was permeating everywhere. E c'erano anche dei laghi che erano pieni di fiori di loto, e il profumo dei fiori di loto si diffondeva ovunque. Beautiful birds were chirping there. C'erano degli uccelli meravigliosi che cinguettavano. There were so many animals, and although some of the animals were ferocious, but they are so gentle there, like the tigers were playing with deers. E c'erano anche tanti animali, e c'erano anche animali feroci. E c'erano delle tigri, però queste tigri erano tigri speciali, perché giocavano con i cervi. And the two branches of Ganges, known as Nanda and Alakananda, were flowing through that place. E anche il fiume sacro Gange fluiva, scorreva in questo posto. And so the demigods were surprised to see the opulence of Lord Shiva. Quindi i deva furono sorpresi nel vedere le opulenze del Signore Shiva. So that is a devotee. It is not that the devotees are poor. Devotees have all the opulences, but they are not concerned about that opulence, because this material opulence doesn't mean anything to them. Quindi il devoto è opulento, però il devoto è così distaccato che queste opulenze che lui possiede per lui non hanno significato, non hanno senso. Devotee's real opulence is? What is the real opulence of a devotee? Love Krishna. Yeah, the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Quindi il devoto ha le sue opulenze. E qual è l'opulenza del devoto? L'opulenza del devoto sono i piedi di loto del Signore Krishna. And there they found Lord Shiva is sitting under a banyan tree. E lì vediamo il signor Shiva era seduto sotto un albero baniano. This banyan tree was 800 miles high. Questo albero baniano era alto 1300-1400 chilometri. And its branches spread over 600 miles. I suoi rami, la sua larghezza arrivava a circa 1000 chilometri. Now the question arises sometimes. People, is it true? Is it possible to have a that there is a banyan tree which is 800 miles high? Quindi là una domanda può nascere, può sorgere a questo punto, no? È possibile che esista un albero baniano che sia alto più di 1000 chilometri? Here we have to understand that this is not the only dimension. There are other dimensions. Dobbiamo comprendere a questo punto che le dimensioni che noi conosciamo qui non sono le uniche dimensioni esistenti, ci sono delle dimensioni diverse, molto più grandi. Just like we can see the lower dimension, say consider an ant. Now if you go and tell an ant that there is a tree which is 60 feet high and 25 feet wide, what will the ant think? Oh, come on. Allora, se noi andiamo a dire a una formica che esiste un albero che è alto 30 metri, non so, una cosa del genere, o largo così tanto, una formica risponderà: ma cosa mi dici, dai, cosa mi racconti? So similarly there are creatures, there are living entities compared to whom we are not even like ant. We are even more insignificant than an ant. Nella stessa maniera ci sono degli esseri viventi che sono così grandi che a nostro paragone noi non siamo nemmeno come delle formiche, siamo più piccoli delle formiche paragonati a loro. And there they saw Lord Shiva was sitting down.
E così lì vedero il signore Shiva sotto questo albero, seduto. His anger has now completely subsided. E la sua rabbia era completamente scomparsa. He was sitting there surrounded by exalted personalities like the four Kumaras, Narad Muni. Ed era seduto lì circondato da grandi personalità come i quattro Kumara e da Narada Muni. Kuvera. Kuvera era presente. In this way he was surrounded by these exalted personalities. And what he was doing? E lui era circondato da queste elevate personalità e cosa stava facendo? His left hand was placed on his left thigh. La sua? On his right hand he had a japamala. E cosa stava facendo? Allora la sua mano sinistra era appoggiata sulla sua coscia sinistra e cosa aveva nella mano destra? Nella sua mano destra aveva il suo japamala. And what was he doing with the japamala? E cosa faceva questo japamala? Chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then sometimes Narad Muni was asking him some questions and he was answering those questions, describing the glory of the Supreme Personality of Godhead. E di tanto in tanto Narada Muni gli faceva delle domande e il Signore Shiva rispondeva a queste domande descrivendo le glorie del Supremo Signore. While all the other assembled devotees were listening to him. E tutti gli altri devoti riuniti lo ascoltavano. So then the demigods, when they saw Lord Shiva, they offered their obeisances to Lord Shiva. Così tutti i deva, quando videro il signore Shiva, offrirono a lui i loro rispettosi omaggi. And when Lord Shiva saw that Brahma was in the assembly of those demigods, he offered his obeisances to Lord Brahma. E quando il signore Shiva si accorse che tra questi deva era presente anche il signore Brahma, allora Shiva si alzò e lui offrì i suoi rispettosi omaggi al signore Brahma. And that is what has been described in this verse. E questo è ciò che viene descritto nel verso di oggi. Lord Shiva's lotus feet were worshipped by both the demigods and demons, but still, in spite of his exalted position, as soon as he saw that Lord Brahma was there among all the other demigods, he immediately stood up and offered him respect by bowing down and touching his lotus feet, just as Bamandev offered his respectful obeisances to Kashyapa Muni. I piedi di loto di Shiva erano adorati dagli esseri celesti e dai demoni. Tuttavia, nonostante la sua posizione così elevata, non appena si accorse che Brahma era presente tra gli altri esseri celesti, il signore Shiva immediatamente si alzò in piedi e, chinandosi per toccare i suoi piedi di loto, gli offrì il suo omaggio, proprio come Vamanadeva aveva offerto i suoi rispettosi omaggi a Kashyapa Muni. So this is the Vedic culture. Questa Shraddha, è la cultura vedica, based on Shraddha, che si basa su Shraddha. Respect. Rispetto. There are different calculations of seniority, and accordingly, a junior offers respects to the senior. Ci sono diversi calcoli con i quali si giudica l'anzianità, e le persone più giovani, in accordo a questi calcoli, offrono i loro rispetti alle persone più anziane. Now, actually, Lord Shiva's position is superior to Lord Brahma's. In realtà, la posizione del signore Shiva è superiore alla posizione di Brahma. Lord Shiva is actually an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. In realtà, il signore Shiva è un'incarnazione della Suprema Personalità di Dio. He is a guna avatar. Egli è guna avatar. Taking care of the mode of ignorance. Che si cura dell'influenza dell'ignoranza. But Brahma is Lord Shiva's father in this universal calculation. Ma in questi, secondo questi calcoli, il signore Brahma
è il padre del Signore Shiva. Brahma appeared from, Lord Shiva appeared from Brahma's body. He appeared from between the eyebrows of Lord Brahma. Signore Shiva si manifesta dal corpo del Signore Brahma e appare tra le sopracciglia del Signore Brahma. This is then in the incarnation of Lord Shiva, Sadashiva's incarnation in this universe as Rudra. E questa è l'incarnazione Sadashiva, quindi di Shiva come Rudra in questo universo. Therefore, although Lord Shiva is an incarnation of the Lord and Brahma is a Jiva, but he is offering his obeisances to him. Quindi, sebbene il Signore Brahma è una Jiva e il Signore Shiva sia un'incarnazione del Signore Supremo, ciò nonostante gli offre i suoi rispettosi omaggi. An example in that respect has been given here, just as Vamandev offered obeisances to Kashyapa Muni. E viene riportato un esempio qui del comportamento del Signore Shiva, che è esattamente uguale a quello di Vamanadeva, che aveva offerto i suoi rispettosi omaggi a Kashyapa Muni. Vamandev is Vishnu himself. Vamanadeva è Vishnu stesso. And Kashyapa Muni is a living entity, is a jiva. E Kashyapa Muni è un essere vivente, una jiva. But because Vamandev appeared as the son of Kashyapa Muni, Kashyapa Muni is his father and he offered respect to him. Ma poiché Vamanadeva appare come figlio di Kashyapa Muni, allora Vamanadeva gli offre i suoi rispettosi omaggi. And in the purport Prabhupada is pointing out that just as Krishna offered obeisances to Nanda Maharaj and Mother Yashoda. E Srila Prabhupada sottolinea nel suo commento che questo era il comportamento, era esattamente come il comportamento di Krishna, che Krishna mostrava offrendo i suoi rispettosi omaggi ogni giorno a suo padre e a sua madre. So here the example has been given that in the Vedic culture senior must be offered respect. Quindi qui viene dato l'esempio, ci sono questi esempi, questa è la cultura vedica, che agli anziani vanno offerti gli omaggi, i rispetti. And how is the seniority calculated? E come viene calcolata l'anzianità? There are generally five considerations of seniority. Ci sono cinque considerazioni, generalmente esistono cinque considerazioni per considerare l'anzianità di una persona. One who is superior, like the father, elder brothers and senior members, they are senior. Come ad esempio il padre o un fratello più anziano o le persone che sono più anziane, allora questi sono, e questa è una considerazione per l'anzianità. Another consideration of seniority is age. Un'altra considerazione per l'anzianità è viene fatta in accordo all'età. One who is older by age, he is offered respect by the junior. Quindi quando una persona è più anziana per l'età viene rispettata da una persona più giovane. Another consideration of seniority is Varnashram consideration. The Brahmanas are considered to be senior to the Vaishyas, Kshatriyas and Shudras. Un'altra considerazione per l'anzianità è fatta secondo le divisioni del Varnashram Dharma. Per esempio, a un Brahmana viene offerto rispetto dagli Kshatriya, dai Vaishya, dai Shudra. Or the Sannyasis are considered to be senior to Brahmachari, Grihastha and Vanaprastha. Oppure il Sannyas è considerato più anziano di un Brahmachari, di un Grihastha, di un Vanaprastha. Vanaprastha are senior to the Grihasthas and Brahmacharis. E il Vanaprastha viene considerato più anziano del Grihastha e del Brahmachari. And Grihasthas are senior to the Brahmachari. E i Grihastha sono considerati più anziani dei Brahmachari. Another consideration of seniority is the time of initiation. Un'altra considerazione dell'anzianità è la data di quando una persona viene iniziata. Another consideration of seniority is position. Un'altra considerazione
per l'anzianità è la posizione di una persona. Like for example the temple president is senior to the other members of the temple. Come ad esempio in un tempio il presidente del tempio è considerato più anziano degli altri membri del tempio. Or the GBC is senior to the other members. O il GBC è considerato come la persona più anziana degli altri membri della comunità. So in this way there are different considerations of seniority. Così in questa maniera esistono diverse considerazioni per l'anzianità. And it is the duty of the junior to offer respect to the senior. Quindi è dovere di coloro che sono più giovani offrire i loro rispetti a coloro che sono più anziani. Now we can see that Daksha got upset because he was senior to Lord Shiva, because he was the father-in-law. And Lord Shiva did not offer respect to him, so he was upset about that. Vediamo qui che Daksha era offeso perché Shiva era più giovane di lui, essendo il suo genero, e quindi era offeso Daksha perché Shiva non gli aveva offerto rispetti. But the problem is Daksha did not realize that Lord Shiva's consciousness was somewhere else at the lotus feet of Krishna. Il problema è che Daksha non aveva compreso che la coscienza del Signore Shiva era da qualche altra parte, era rivolta assorta nei piedi di loto del Signore Krishna. But here we can see that when Lord Shiva was in his external consciousness, then yes, he offered obeisances to Lord Brahma, although his situation is above Lord Brahma's. Ma vediamo in questa circostanza, quando la coscienza del Signore Shiva era presente, quindi quando vide il Signore Brahma, gli offrì i suoi rispettosi omaggi, nonostante la sua posizione fosse molto più elevata di quella del Signore Brahma. And that way a devotee's attitude is to always offer respect to others. Amanina manadena. E questa è l'attitudine del devoto che è sempre disposto ad offrire i suoi rispetti agli altri. Amanina manadena. A devotee does not want any respect for himself. Il devoto non chiede per se stesso nessun rispetto. And he is prepared to offer respects to everyone else. Mentre è sempre disposto a offrire i suoi rispetti a qualsiasi altra persona. That is why the community of devotee is so wonderful and so peaceful. Ed è per questo che la comunità dei devoti è così meravigliosa ed è così pacifica, tranquilla. When you develop this mood of trinadopi sunichena tarudopi taruriva shahishnuna amanena manadena kirtaniya sadahari, then automatically the Vaikuntha atmosphere prevails. E quando c'è questa atmosfera fra i devoti, allora automaticamente il posto in questo posto prevale l'atmosfera di Vaikuntha. And materialistic situation is, oh, why didn't you offer respect to me? Invece nelle condizioni materialistiche, nelle considerazioni materiali, una persona pensa perché questa persona non mi offre, non mi rispetta. And as a result of that, they're always in conflict. E come risultato di questa mentalità, allora ci sono sempre dei conflitti. Of course, in a spiritual platform, sometimes the seniors have to correct the juniors, but that is done for their own benefit. Naturalmente, anche in un'atmosfera spirituale, una persona più anziana deve correggere una persona più giovane, no? Ma questo non genera conflitti, no? So, in this way, Srimad Bhagavatam is guiding us to create the perfect society. Così, in questa maniera, lo Srimad Bhagavatam ci insegna a creare una società perfetta. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Sua Santità Bhattacharya Maharaj ki jai. Does anybody have any comment or question? Ci sono dei commenti o delle domande? Yes. Which is the right attitude? Huh? Which is the right attitude that we should have as a devotee towards Lord Shiva? Very good question. Una ottima domanda.
Vaishnavanam Jatha Sambhu. Of all the devotees, Lord Shiva has a very, very exalted position. Quindi tra tutti i devoti, Vaishnavanam Yatha Sambhu, allora il Signore Shiva ricopre una posizione molto, molto elevata. Who is Lord Shiva? Lord Shiva is an incarnation of Krishna. Allora chi è il Signore Shiva? Il Signore Shiva è un'incarnazione di Krishna. Lord Shiva's identity has been described in Brahma Samhita as Kshiram Jatha Dadhi Vikara Vishesh Yogat Sanjayate Nahitata Prithagasti Heto Ya Sambhutamapi Tatha Samupaiti Karjad Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Just as milk becomes yogurt. Il Signore Shiva è descritto nella Brahma Samhita e viene detto così esattamente come il latte diventa yogurt. So is there any difference between milk and yogurt? C'è qualche differenza tra il latte e lo yogurt? Milk became yogurt. Il latte è diventato yogurt. Similarly, to perform some special duty, special action, Krishna transforms himself into Lord Shiva. Nella stessa maniera, per eseguire un dovere specifico, il Signore Krishna si trasforma nel Signore Shiva. What is that special business? The special business is to deal with material nature. E qual è questo compito speciale che il Signore Krishna vuole fare trasformandosi nel Signore Shiva? È quello di avere a che fare con l'energia materiale. Material nature is Krishna's external energy. La natura materiale è l'energia esterna di Krishna. So external energy, therefore he cannot deal with material nature directly. È energia esteriore, esterna, quindi lui non può avere a che fare con questa energia direttamente. Because if he directly deals with the material nature, then it won't remain his external energy, it will become his internal energy. Perché se lui ha a che fare, se Krishna ha a che fare con questa energia materiale, questa energia esterna, questa energia se viene in contatto con lui automaticamente diventa la sua energia interna. Therefore he transforms himself into Lord Shiva to deal with the material nature. Perciò a questo scopo si trasforma nel Signore Shiva per avere a che fare con questa energia esterna, energia materiale. And that's why material nature is Durga and Lord Shiva is Durga's husband. Ed è per questo che l'energia materiale si chiama Durga e il Signore Shiva è il marito dell'energia materiale di Durga. And although an incarnation, but what is Lord Shiva doing? He is always meditating on the Lord and worshipping his lotus feet. Sebbene il Signor Shiva sia un'incarnazione del Signore, cosa fa il Signor Shiva costantemente? Lui medita nel Signore. Therefore Lord Shiva is known as Vaishnavanam Jatha Sambhu, the most exalted devotee among the Vaishnavas. È per questo che il Signore Shiva è conosciuto come Vaishnavanam Jatha Sambhu, il Vaishnava più elevato. Okay, thank you. Hare Krishna. Any other question? Qualche altra domanda? Riguardo? Ah, nato due volte. Nel Jaiva Dharma, on the Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, he read the word twice born. Huh? He read the word twice born. Twice born. What is the meaning of this twice born? Twice born means Brahmana. Nato due volte si riferisce al Brahmana. Actually, there are two types of twice born. He said also the Kshatriya, the Vaishya, the Sudra, they are called Vaishya and
Yeah, Brahmana, Kshatriya, and Vaishya. Because they get the initiation, therefore, they are known as twice born. First birth, as we also use in ISKCON, the first birth is through father and mother, second birth through initiation by spiritual master. Nati due volte significa che la prima nascita è la nascita dal padre e della madre. Anche nell'ISKCON, nella nostra società, si usa questo titolo, no? Che quando una persona viene iniziata significa nato per la seconda volta. Quindi la prima nascita è dal padre e dalla madre. So those who have been initiated, they are known as Dvija or twice born. Quindi coloro che sono stati iniziati sono chiamati con nome di Dvija o nati due volte. Another twice born is a bird. Bird? Bird. Bird. Un'altra. Un altro nato due volte è l'uccello. Because the first birth is the egg, and then they may come out of the egg as a bird. That's the second birth. First birth is in the form of the egg. La prima nascita. From the egg they get the body, so that's the second birth. Anche un uccello viene considerato nato due volte perché la prima nascita è quando lui si manifesta, appare come un uovo, e poi dall'uovo si manifesta l'uccello. So birds are also known as Dvija or twice born. Quindi anche gli uccelli sono conosciuti come nati due volte. But anyway, the actual second birth is through initiation. Ma in realtà la seconda nascita si considera la seconda nascita quando una persona nasce attraverso l'iniziazione. Okay, thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. We read the Sankirtan's course. Huh? We generally read the Sankirtan's course. And then please. You finish, Maharaj. Okay. You want read out the Sankirtan? There are very, very few Sankirtan's course. You want me to read? If you want. You do it. Okay. Whatever you want. I'm your servant. These are very few Sankirtan's course. They're not all. The first name? First name is? Anagadundubi. Oh. Somebody. Okay. Maybe you can read that. No, sono stati scritti, non è facile da decifrare. Bisogna conoscere queste persone. Not easy to understand who they are. Allora, per la misericordia e il piacere di Srila Prabhupada, di Srila Gauranitai, di Srila Dharaman, allora, dal Tempio, con due ma e 89 medi, Batta Sergio Chi, già! Yeah. Sergio is a new devotee going out now. Who is Batta Sergio? Sergio. Oh, Hare Krishna. Molto bene, grazie. Two my big books, 89 medium books. Wonderful, thank you. Very well. Poi con with four ma, con quattro ma e 44 medium books. Batta Mauro Prabhu Ki Jai. Oh, Hari Bol, Hari Krishna. E poi con due libri ma Anagadundubi Prabhu Ki Jai. Where is Anagadundubi? Oh yeah, okay. Haribol. All glories to Srila Prabhupada's transcendental book distribution. Jai. Sankirtan Bhakti Ki, Sankirtan devotees Ki Jai. Hare Krishna. Sankirtan Jagya Ki Jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Also from the Govinda, when the customer, they enter the Govinda, they get the books. When they pay, they got the books. Oh, the devotees, they give them the books. This is an arrangement made by Madhusevita Prabhu. Wonderful. So the devotees of Govinda, sono Batta Francesco e Mataji Krishnaragini, these two devotees, they
welcome the they are customers. Not here. They are here. Okay. They distribute. Oh, Hare Krishna. 134 million books. 134. 134. 30. 34. 134. Oh, wonderful. Totally? Il totale? Allora, 8 Ma Big Books, 133 Medium Books, total, everything together, 141 books, Srila Prabhupada's books. Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution Key, Jai. Gaur Premanande, Marivo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupad, Prabhupad. Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Gaur Premanande Hari, Srila Prabhupada ki Jai, Shri Shri Gaur Nithai ki Jai, Shri Shri Radha Radha Ramana ki Jai, Gaur Premanande Hari Hari. Sua Santità Bhakti Charu Maharaj ki Jai, Gaura Bhatta Vrinda ki Jai.